Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e ti aiuto. Preghiamo meditando i misteri della luce. Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando e stava predicando, e con la sua parola forte, convinta e convincente, riportava tanta gente al Signore. Quando vede Gesù, Giovanni esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Attenti bene, il Giordano è un fiume che oggi scorre dovunque, perché Gesù ormai percorre tutte le strade della vita degli uomini. Il Giordano passa anche qui, in mezzo a noi, accanto a noi. Come Giovanni, dobbiamo gridare a tutti che l'agnello di Dio è presente in mezzo a noi, in mezzo agli uomini di oggi. Pertanto è possibile cambiare vita, è possibile uscire dalla cattiveria, è possibile ritrovare l'abbraccio di Dio, purché apriamo il cuore a Gesù con un sincero pentimento. Questo è indispensabile. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini un magnifica, sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e sempre giovane. O Maria, armonia di cielo, fa che le fibre del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio, in cammino, sereni, verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea. Gesù partecipa ad una festa di nozze e compie, sollecitato da Maria, il primo miracolo per salvare la gioia di una famiglia. Quanto è consolante sapere che Maria è attenta. Maria non sonnecchia perché è una madre. Maria non si chiude in se stessa, ma tiene sempre gli occhi aperti sulla nostra fragilità. Che cosa può fare Maria? Maria consegna a Gesù la fragilità delle famiglie, soprattutto in questo momento. È un gesto che la compie con delicata semplicità, con umiltà disarmante, con fiducia totale. E Gesù, come fa sempre Dio, aspetta che la preghiera lieviti, che maturi, che diventi un profumo di fede piena. E poi fa il miracolo e salva la gioia della famiglia anche oggi. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo ogni giorno. Intervieni con la tua intercessione di madre e salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. Ferma, o Maria, la folle guerra contro la famiglia. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della luce ci fa seguire Gesù mentre cammina per le strade della Palestina e ci consegna le beatitudini, che sono un codice di vita meraviglioso. E attraverso tre parabole ci descrive anche il volto di Dio, il volto che noi non conoscevamo. Dio è come un pastore che ha 100 pecore e se ne perde una la va a cercare, e se la ritrova se la porta all'ovile sulle spalle ed è felice, perché Dio gioisce, in cielo si fa festa per ogni peccatore che si converte. Dio è come una donna che aveva 10 monete, ne sbarisce una, butta all'aria tutta la casa fino a quando non la ritrova, ed è felice quando ritrova la moneta perduta. La moneta perduta è il peccatore. Dio è come un padre che ha 2 figli e il figlio più giovane scappa di casa, sbatte la porta, se ne va, ma sperimenta dopo poco tempo l'amarezza di stare lontano da casa. Decide di ritornare e il padre lo accoglie e lo perdona perché era veramente pentito. Questo è il messaggio che ci ha dato Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù prende con sé tre apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, proprio quegli apostoli che saranno presenti nell'orto degli ulivi durante l'agonia di Gesù. Perché Gesù fa questa manifestazione di gloria, di bellezza, di divinità davanti agli apostoli? Perché Pietro, al primo annuncio della passione, fu sconvolto e disse a Gesù: non ti accadrà mai. E Gesù rimproverò Pietro e gli disse: mettiti dietro a me, Pietro, come fa un vero discepolo. Non seguire la via dell'orgoglio, perché non è la via di Dio, questa è la via di Satana. Perché gli apostoli si turbarono all'annuncio della passione? Si turbarono perché pensavano che la passione fosse una sconfitta di Dio. Essi purtroppo avevano un'idea errata dell'onnipotenza di Dio. Non sapevano ancora che l'onnipotenza di Dio è onnipotenza di amore, è onnipotenza di bontà. E pertanto la passione non è la sconfitta di Dio, ma è la vittoria dell'amore di Dio, piantato in mezzo alla nostra cattiveria, come una croce. Sulla cima del Tabor, Gesù
con un raggio di luce che attraversava la sua umanità, fece vedere agli apostoli il futuro della sua umanità e il futuro del mondo, la trasfigurazione. Saliamo anche noi spesso sul Monte Tabor e ricordiamo questo meraviglioso annuncio che ci ha dato Gesù, Padre nostro. Sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi,
sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù sa che Giuda lo rinnegherà. Gesù sa che Pietro lo rinnegherà 3 volte. Gesù sa che gli altri apostoli lo lasceranno solo nell'ora della passione. Eppure proprio in quel momento ci fa i regali più belli, regali che non meritavamo. Ci regala il comandamento dell'amore, che ci distingue da tutti. Noi siamo il popolo del comandamento dell'amore. Ma ci dà anche la messa, la Santa Messa, perché rendesse possibile vivere il comandamento dell'amore. Giustamente Padre Pio, uomo modellato dall'Eucaristia, diceva con ferma convinzione: è più facile che il mondo possa vivere senza il sole piuttosto che senza l'Eucaristia. E aggiungeva: se la gente capisse il valore di una santa messa, ci sarebbe la ressa per entrare in chiesa. E invece purtroppo la ressa altrove, e le conseguenze drammatiche si vedono, sono davanti ai nostri occhi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio.
principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ave clamamus, et surus filii Deo, ave suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vitae. Eia ergo, advocata nostra, illos tuas, misericordia saculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tuis, nobis, pas hoc exsidium ostende. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre celeste, che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo amore, che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del creatore, prega per noi. Madre del salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi.
prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Figlio dell'Amore dell'Eterna Gloria, per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina del cielo e della terra, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiera a San Pio da Pietrelcina. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate, e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi corriamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad una croce, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore per sempre. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come un pianto di Dio, aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità. Carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Angelo di Dio, che sei mia custode, illumina
custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.